l'esperienza di Cartura e adesso sentiamo l'esperienza invece di Vigonza. Sì, grazie. Scusate del ritardo, prima ho tardato un po'. Io sono del Movimento 5 Stelle e mi piace usare il web, però ancora non mi sono capito bene col navigatore. Allora, a parte gli scherzi, io mi chiamo Giovanni Pasqualotto, ho quasi 30 anni e 2 anni fa sono stato candidato sindaco per il comune di Vigonza, che è circa 23.000 abitanti, quindi è un comune, 7 frazioni, insomma, è un comune abbastanza grosso e complesso. Abbiamo preso il 19%, la prima botta, quindi una bella botta, e ci siamo ritrovati catapultati in un'amministrazione, in una nuova composizione di un consiglio comunale totalmente, cioè, come degli alieni, perché comunque c'era la destra, quindi c'era la lista civica, accompagnata, appoggiata dal PDL e dall'UDC da una parte, e dall'altra parte c'era la lista civica centro-sinistra con il PD, con sì, sempre SEL, ma comunque non sono entrati in consiglio comunale, e c'era, sembrava di essere nel far west, dove continuavano a spararsi, volavano proiettili, frecce, eravamo sotto là in trincea a vedere che passavano sopra le nostre teste queste provocazioni, queste continue vendette, questi continui ricordare, no, ma quella è colpa tua, è colpa vostra, perché poi neanche voi siete stati veramente onesti e coerenti fino in fondo. Insomma, una guerra che ci vedeva totalmente strani. Quindi noi siamo arrivati là e abbiamo detto: bene, è il posto migliore per imparare, da cui partire, perché comunque non abbiamo nessun precedente, non abbiamo nessuna storia e possiamo veramente, partiamo da zero in questo modo. Pian piano abbiamo studiato tutti quanti anche noi i regolamenti, tra l'altro eravamo meno organizzati di voi, squadra di Sacco Longo, perché siete veramente belli organizzati, ho visto che vi siete anche divisi benissimo i compiti, cioè una cosa di guardo con invidia. però comunque, insomma, pian piano abbiamo fatto di necessità virtù, abbiamo studiato tutti quanti i regolamenti, statuto comunale, regolamento del consiglio comunale, e abbiamo cominciato a darci dentro con le interrogazioni, le mozioni, le interpellanze, che sono le armi a nostra disposizione. Cioè, sostanzialmente, quando siamo in minoranza, abbiamo a disposizione, chiaramente possiamo proporre degli ordini del giorno al consiglio comunale, però abbiamo anche la possibilità di far firmare, quindi di far votare all'amministrazione degli atti di indirizzo, che sono le mozioni, dove sostanzialmente si va a discutere di un'idea, di un progetto, e poi l'amministrazione, se ritiene, se ne fa carico, ecco, di realizzarla o di studiarla. Le interrogazioni e le interpellanze sono invece delle semplici domande che si fanno all'amministrazione per venire a conoscenza di dati o delle ragioni di scelte particolari da parte dell'amministrazione, oppure di dati che riguardano il comune e l'ambiente della pubblica amministrazione del territorio. Detto questo, siamo partiti con un grandissimo gruppo e ormai sono 2 anni che lavoriamo, ci riuniamo 2 volte al mese a Vigonza con i cittadini, facciamo sempre riunioni pubbliche, come penso siate abituati anche voi dappertutto con il Movimento 5 Stelle, ed è veramente una bella esperienza, perché comunque è un'esperienza politica, un'esperienza anche umana che ci ha visto crearci come gruppo, gioire insieme delle vittorie. Non prendete in giro. Sono sentimentale, no? Gioire insieme delle vittorie e anche, insomma, compatirci un pochettino per le sconfitte, perché comunque quando si è all'opposizione o comunque minoranza, di sconfitte bisogna cominciare ad accettarle, ma non sono quelle che possono fermarci. Nel nostro comune abbiamo proposto ad esempio il wifi libero, cioè mettere degli hotspot, impegnare l'amministrazione a mettere degli hotspot wifi per l'internet gratuito, ad esempio nei parchi, abbiamo un parco bellissimo di Villa Betanini a Vigonza, nei luoghi di cultura, quindi teatro, biblioteca, nelle piazze, e lì quando abbiamo presentato la mozione, che per noi era una cosa basilare, perché con il Movimento 5 Stelle, web, la rete, eccetera, tutti quanti sono affrettati a mettere il cappello sulla nostra proposta, dicendo: eh no, ma bisogna mettere nella mozione che anche noi come gruppo politico volevamo il wifi libero, quindi sia il PD sia il PDL, tutti quanti volevano mettere il cappello su questa proposta. E abbiamo detto: vabbè, fate quello che volete, alla fine l'importante è che questa cosa venga realizzata.
ecco, questo è l'importante, no? Noi non interessa mettere l'adesivo del Movimento 5 Stelle, insomma, questo è fondamentalmente, anche perché facendo informazione al cittadino, i cittadini che ci vengono a trovare ogni domenica, ogni sabato mattina ai banchetti lo sanno, insomma, quali sono le nostre proposte, quindi se, se vengono fatte poi l'importante è che vengano fatte, poi i cittadini fanno le loro considerazioni e traggono le loro conclusioni. Abbiamo fatto una un'interrogazione sul trasporto scolastico di recente, cioè abbiamo a Vigonza abbiamo un appalto, una gara d'appalto triennale di durata di 3 anni scolastici per quanto riguarda tutto il sistema del servizio di trasporto scolastico. Siamo andati a spulciare la gara d'appalto perché abbiamo avuto qualche segnalazione da più di qualche genitore che era scontento del servizio, siamo andati a verificare, abbiamo visto che i mezzi ad esempio utilizzati per partecipare al bando di gare, che quindi erano quelli che avevano stabilito il punteggio e fatto vincere la ditta partecipante e vincente, i mezzi che erano stati presentati in sede di gara d'appalto non erano quelli utilizzati effettivamente per il trasporto scolastico. Quindi abbiamo detto come mai non sono gli stessi mezzi? Alla fine la ditta utilizzava quei mezzi nuovi per far andare magari per organizzare esatto le gite, i viaggi, quindi comunque servizi che venivano pagati poi extra e da altri, esatto, e venivano utilizzati i mezzi più vecchi per far girare i nostri ragazzi. Noi abbiamo detto, ma come mai fate girare i nostri bambini? I miei no, perché sono ancora giovane, però fate girare i nostri figli, insomma, con degli autobus che anche sono più vecchi di quelli che dovrebbero essere. Non fatemi perdere il filo, per favore. E scusate se io ogni tanto vi distratto. Non potete far girare i ragazzi su dei mezzi comunque più vecchi, no? Anche perché ne va della qualità del servizio e comunque il comune paga una grossa quantità, paga circa 600.000 euro l'appalto triennale, circa 600.000 euro. Quindi ci siamo sentiti rispondere dall'amministrazione fin tanto che i pullman passano la revisione, siamo a posto, quindi un pullman nuovo che passa la revisione è tanto sicuro quanto un pullman che ha 15-20 anni che passa la revisione secondo il sindaco, e comunque il comune deve pagare la stessa cifra sia per un mezzo nuovo matricolato nel 2008 o 2009 ad esempio, rispetto a uno immatricolato nel 90, cioè fuori da ogni logica. E i punteggi della gara, allora noi siamo andati a vedere, abbiamo fotografato le targhe, genitori e attivisti del gruppo del Movimento 5 Stelle di Gonza, ci siamo messi a fotografare le targhe degli autobus che venivano a prendere i ragazzi e abbiamo presentato all'amministrazione e abbiamo detto, sentite, questi sono i mezzi, inutili che ci prendiamo in giro, c'è anche un mezzo che non viene più prodotto dal 91 ed è segnalato che invece è stato immatricolato nel 2000, giù di lì. Ho detto, com'è possibile se non viene più prodotto dal 91? Allora lì l'amministrazione ha cominciato a dire, più che l'amministrazione non sia mai che ammette una sconfitta, diciamo, o uno sbaglio, ma l'ufficio competente ha detto sì, qui effettivamente possiamo richiedere uno sconto perché il mezzo è più vecchio di 15 anni, possiamo richiedere diversi sconti. Alla fine, secondo i nostri calcoli, il comune può richiedere fino a un 30-40 mila euro di sconto o di rimborso, comunque, che non è, insomma, non sono bruscolini, ecco, come diceva prima. Esatto, ma insomma, visto che comunque con questi ultimi bilanci degli ultimi anni siamo sempre costretti a tagliare servizi, con 30-40 mila euro in più si può fare qualcosa di più. Esatto, tra l'altro noi abbiamo a Vigonza un fondo per aiutare le famiglie che dovevano pagare l'IMU, che adesso si troveranno a pagare lo IUC, quindi la TASI, esatto. Un fondo di 20.000 euro, quindi mettendo questi altri 30.000 euro nel fondo si potrebbe ampliare il bacino delle persone che hanno diritto a questo fondo e quindi aiutare i cittadini, ad esempio, ma questa è una delle tante proposte. Non vorrei dilungarmi troppo, abbiamo portato tante proposte, alcune sono state più fortunate e altre meno. Una cosa molto bella è sempre il dovere che abbiamo e la responsabilità e anche la libertà di informare i cittadini. Avendo anche solo un consigliere all'interno di un'amministrazione, noi di Monza siamo in due, si riesce ad avere accesso agli atti, libero accesso agli atti, e quindi
si riesce ad andare subito a capire se un'amministrazione gioca sporco, diciamo, oppure se mette tutte quante le carte in tavola scoperte e quindi ci si può magari ragionare se privilegiare di più un settore rispetto a un altro, andare a fare un taglio, risparmiare, ma comunque i giochetti delle, ad esempio, delle consulenze esterne, degli incarichi esterni che dà l'amministrazione a persone che non sono, che non fanno parte dell'amministrazione comunale, ecco. Quelli ad esempio sono un punto nevralgico, un punto molto importante, perché ad esempio a Vigonza vengono date gli incarichi sempre alle stesse persone. Ecco, questa è una cosa che non va bene, dovrebbero essere dati a rotazione perlomeno, o secondo qualche tipo di criterio più trasparente. Lo capiamo subito se c'è un'amministrazione che non vuole, che ha qualcosa da nascondere, perché ci limiterà l'accesso agli atti, come magari vi racconterà Flavio, come è successo anche a Francesco. Io so che comunque l'amministrazione mette i bastoni tra le ruote su delle cose, su dei diritti acquisiti che sono dei consiglieri. Quindi anche solo un consigliere può fare la differenza. Abbiamo un'amministrazione a Vigonza, qui vi dico l'ultima, che ha dato il permesso ai fratelli Lando, non so se conoscete i supermercati Lando, sicuramente, costruire, di edificare un ipermercato su una parte di Vigonza, su una superficie di 36.000 metri quadrati. 36.000 metri quadrati è tutta l'area privata, però comunque era adibita ad uso agricolo, quindi erano campi sostanzialmente. Quindi ci vanno a costruire un iperlando. A Vigonza, non so se voi siete mai stati, ma c'è una via lunga che è via Venezia, che è quella piena di supermercati, ecco. Quindi Lando suppostamente si vorrebbe spostare da una parte all'altra. E dove adesso c'è Lando, sicuramente si andrà ad insediare un altro supermercato, magari sarà un Lidl, magari sarà un Pentolone, magari sarà qualcun altro, ma comunque sempre un altro supermercato si andrà ad aggiungere. Ecco, l'amministrazione in questo periodo sta andando in giro per le 7 frazioni del comune a raccontare quanto sarà bello il nuovo bilancio previsionale per il 2014, appunto, che sarà approvato in questi mesi, a illustrare il PAES, che sarebbe il piano d'azione per l'energia sostenibile, ovvero un piano di riqualificazione energetica per la diminuzione dei consumi di CO2 e quindi per un maggiore rispetto dell'ambiente, sostanzialmente quindi anche un utilizzo maggiore delle energie rinnovabili. Ora, io credo che sia un'idea sicuramente lodevole, un'iniziativa lodevole, però l'amministrazione non dovrebbe solo andare in giro per le frazioni e parlare con i cittadini facendosi bella con queste belle iniziative effettivamente, ma dovrebbe anche informare ad esempio che il Lando verrà costruito grazie all'amministrazione per introitare 3 milioni e mezzo di euro di oneri di urbanizzazione era di diversi privati, che poi c'è un intermediario di mezzo in zona agricola, esatto, ma questo non lo sapevano neanche i residenti. Hanno studiato in teoria anche un piano per migliorare l'equilibrio idrologico, però non è detto, perché comunque secondo l'analisi idrologica, piccola digressione, secondo l'analisi quella zona lì è a basso rischio, mentre è attorniata da zone ad alto rischio. Quindi esatto, ma tutta quella peggiorare la situazione assolutamente. Allora, questo dico, l'importante è che ci sia sempre qualcuno che si informi, che si prenda la briga di informarsi, perché comunque informarsi richiede comunque un certo impegno, e che riesca a spargere la voce, quindi a passare parola ai cittadini, perché altrimenti i cittadini si ritrovano, ad esempio a Vigonza, si ritrovano sulla via di fianco, sul campo di fianco, improvvisamente il cantiere per costruire un nuovo iperlando, e loro non hanno idea di che cosa stia succedendo. Cioè, questo è, e l'amministrazione ovviamente fa resistenza in questo senso. Quindi non glielo dice, che esatto. L'importante è che ci sia voglia di conoscere, di impegnarsi e di fare anche, come diceva il nostro carissimo Massimo, giusto? Massimo, anche di fare comunità, cioè di conoscersi, di essere veramente comunità, che è quello l'importante anche, cioè essere uniti e parlarsi, perché è quello anche una cosa basilare, semplicissima,
importante che secondo me a volte magari si lascia il secondo piano perché siamo presi da troppe cose, da vari impegni e magari non riusciamo ad andare una sera a sentire che cosa vanno a dire quelli del Movimento 5 Stelle o che si trovano una sera magari davanti a una birra anche per parlare della propria comunità, di che cosa, del proprio comune, di che cosa si potrebbe migliorare, ecco. Scusatemi se sono stato un po' lungo, spero che comunque di avervi detto delle cose utili e interessanti, ecco. Grazie. Ecco, mi vengono già date delle indicazioni.